iniziato da ragazzo, ragazzino, ho la fortuna di conoscere innanzitutto la famiglia Grimaldi, i Grimaldi persona, che mi hanno insegnato molto anche dal punto di vista umano, e poi ho sempre seguito quelle sono le direttive dell'azienda, della casa madre, il metodo e tutto questo è stato un percorso che oggi mi sta dando ottimi risultati. Più tempo si va avanti e più anche se io sulla piazza della città, sul proprio territorio, magari ho la mia persona anche accoppiata al marchio, perché per me il marchio è sempre importante. Poi Grimaldi e Gabbetti sono stati sempre i due marchi storici del nostro paese. Il fatto che adesso ci troviamo un po' tutti insieme è una maggiore spinta, un maggiore entusiasmo ancora di più, e poter avere non concorrenti ma colleghi, consulenti immobiliari col quale interscambiare, soprattutto nelle città dove noi come Grimaldi non ci siamo. L'agente immobiliare all'inizio, parlo di tanti anni fa, veniva visto come il classico sensale di piazza e incominciava a organizzarsi, un po' da autodidatta. Io forse, avendo la fortuna di far parte di un'azienda importante che ci ha cresciuto anche dal punto di vista professionale, abbiamo dato quell'impronta di consulente. E più si va nel tempo, più la gente ricerca questa consulenza, ricerca la persona, ricerca il consulente, l'agente immobiliare di qualità che possa dargli una consulenza completa in tutto quello che è l'iter, diciamo, di una compravendita. Ma il cliente innanzitutto ha bisogno di serenità nel rapporto, di fiducia, di sapere di avere un professionista, un interlocutore con quale poter discutere anche delle cose sue più personali. E poi quello che chiede con gli aiuti per poter portare avanti un'eventuale trattativa, soprattutto dal punto di vista finanziario, per le sue possibilità o meno. E poi il consiglio giusto per quello che può andare a comprare, la zona giusta, l'ambiente giusto, quello che può andare lui a poter fare con le proprie forze, le proprie opportunità, che la sua economia di famiglia gli permette di fare.